Siamo qui alla vigilia della convocazione regionale che celebreremo domani a Catania, ma già fin da questa mattina prepariamoci con una purificazione interiore, chiedendo allo Spirito di lubrificare la nostra mente perché veda la verità, di toccare il nostro cuore perché senta l'amore. L'azione dello Spirito è su questi due versanti in maniera particolare, sul versante della conoscenza e sul versante dell'amore. Chiediamo perciò questa mattina al Signore, sul versante della conoscenza, che apri i nostri occhi, perché noi vediamo la verità, Egli è Spirito di verità e ci conduce alla conoscenza della verità tutta intera. La verità di Dio su Dio e la verità sull'uomo, la verità sul mondo che ci circonda e la verità sul mondo interiore che siamo noi. Chiediamo allo Spirito di liberarci dalle ombre del peccato che ci impedisce di vedere la verità su Dio, la verità su di noi. E chiediamo sul versante dell'amore che lo Spirito che riunisce tutte le cose nell'unità, Lui che unisce in cielo Padre e Figlio ed è centro di unione qui sulla terra, colmi tutte le divisioni, ci metti in comunione gli uni con gli altri per realizzare Dio tra di noi, perché Lui è comunione. È in questo intento che noi chiediamo al Signore la purificazione. La purificazione degli occhi perché guarisca la nostra cecità e vediamo la verità. La purificazione del cuore perché vinca la nostra durezza. La purificazione delle orecchie per sapere quello che Egli desidera, per ascoltare la sua voce. O Spirito di Dio, vieni, libera i nostri occhi dalla cecità, perché vediamo la verità. Libera le nostre orecchie dall'ottusità, perché la parola penetra dentro di noi. Lo Spirito Santo penetra nei cuori, rompi la durezza del nostro cuore, perché noi possiamo amare, possiamo entrare in comunione gli uni con gli altri, e la nostra comunione col Padre e con il Figlio sia la comunione di tutti noi in cui si realizza Dio. Spirito Santo, scendi, vinci dentro di noi queste tre grandi infermità: la cecità degli occhi, l'ottusità degli orecchi, la durezza del cuore. Spirito di Dio, scendi. Ialianu sho iriniano ieliana moiaro Oru ki ari arai uenu anasholane Merkiri anu shimondi nama yel guayana yo Oru rini anondi mi alandiene yore Yala tisha yarano yanu Nuki mi arana yo Lara nenia noia ni shara nascere, via lirinia non giria noia ru, kit manascia lu. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarno, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava. Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente. Gesù gli rispose: io verrò e lo curerò. Ma il centurione riprese: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Di soltanto una parola il mio servo sarà guarito. Perché anch'io che sono un subalterno, ho soldati sotto di me, dico ad uno va ed egli va, e a un altro viene ed egli viene, e il mio servo fa questo ed egli lo fa.
All'udire ciò Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: «In verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridor di denti». E Gesù disse al centurione: «Va e sia fatto secondo la tua fede». In quell'istante il servo guarì. Entrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva a letto con la febbre, le toccò la mano e la febbre scomparve. Poi essa si alzò e si mise a servirlo. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e guarì tutti i malati, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie. Parola del Signore. Per evangelica ditta deliantro nostra delitta. Il che significa che per le parole del Vangelo vengono cancellati i nostri peccati. Questo se noi accogliamo la parola del Vangelo e lasciamo che questa parola faccia il suo cammino dentro di noi. Ed io credo che la parola che abbiamo ascoltato già è entrata dentro di noi. Rischiare le tenebre che sono in noi e attorno a noi, e ci addita la luce di colui che viene a salvare l'uomo dalla situazione in cui si trova. Questa situazione è narrata nella prima lettura, il libro delle Lamentazioni, e viene cantata nel canto, nel salmo responsoriale: ascolta, Signore, il grido dei tuoi poveri. E questa situazione che dobbiamo avere davanti ai nostri occhi per accogliere colui che viene a liberarci dalla situazione tremenda in cui ci troviamo, è lo Spirito che rivela, svela ai nostri occhi la situazione. Il profeta si lamenta che i profeti hanno avuto visioni di cose vane e insulse, non hanno svelato le tue iniquità per cambiare la tua sorte, ma ti hanno vaticinato lusinghe. Lo Spirito di verità deve svelare il peccato. Diceva Gesù: quando egli verrà, convincerà il mondo di peccato. Lo Spirito che parla attraverso i profeti, che ha parlato attraverso i profeti nel Vecchio Testamento, ha svelato il peccato. Egli che parlava per mezzo dei profeti nell'Antico Testamento continua a parlare nel Nuovo Testamento, redarguendo il mondo di peccato, perché non hanno creduto nel Figlio di Dio e si sono abbandonati all'iniquità. Ed è per questo che il mondo è incappato in tanti mali dopo che la luce è venuta, dopo che l'amore è stato annunciato, dopo che la libertà da ogni schiavitù è stata proclamata. Gerusalemme giace nel dolore
siedono a terra in silenzio gli anziani. Hanno cosparso di ceneri il capo, si sono cinti di sacco, hanno curvato il capo, anche le vergini di Gerusalemme si sono consunti per le lacrime i miei occhi, le mie viscere gridano. Dov'è il grano? Dov'è il vino? Non c'è più grano. Non c'è più il pane della parola di Dio. Non c'è più il vino della gioia. C'è la morte. Ci sono ferite. Ci sono dolori. Ci sono malattie. A che cosa ti paragonerò, figlio di Gerusalemme? Nessuno può consolarti, perché grande come il mare è la tua rovina. Grida dal tuo cuore al Signore, Gerusalemme. Fa scorrere come torrente le tue lacrime. Alzati, grida nella notte, quando ne cominciano i turni delle sentinelle. Alza verso il Signore le tue mani per la vita dei tuoi bambini. Ecco l'invito del profeta vero, che scopre le iniquità, non che annunzia pace, pace, quando pace non ce n'è, non che annunzia, come dice Geremia, bene, bene, quando bene non ce n'è, quando dice tutto è luce, quando arde la città, quando dice vita, vita, gloria, gloria, quando c'è la morte, quando c'è la rovina. Ed è lo spirito di verità, che deve metterci nel cuore la forza di denunziare il male, di denunziare il peccato del mondo. Quando egli verrà, denunzierà il peccato che è nel mondo, redigerà il mondo di peccato. Dobbiamo prendere coscienza dei danni che ha fatto il peccato in questo mondo, nella nostra vita, nelle nostre case, nella nostra società. Non c'è più ordine, non c'è più vita morale, c'è lo sconquasso delle famiglie, dove non c'è pace, dove gli uni sono contro gli altri, dove non c'è più moralità. La moralità pubblica è scomparsa. Ed ecco, gli uomini languiscono, i bambini hanno fame, i bambini muoiono, c'è l'oppressione, c'è la delinquenza e il delitto. Questa è la situazione, è la situazione di peccato in cui tutti ci troviamo, perché ci siamo allontanati da Dio, perché abbiamo pervertito la nostra mente e il nostro cuore, e Dio ci ha abbandonati ai piaceri della mente e del cuore. E allora prendiamo coscienza. Questo è il primo atto che fa lo Spirito: farci prendere coscienza dello stato in cui ci troviamo. Lo Spirito Santo ci svela la verità, perché è spirito di verità, la verità su di noi, la verità su Dio, e ci dice: voi siete nel peccato, però è venuto qualcuno che ha tolto il peccato del mondo. Accoglietelo, perché lui soltanto è la salvezza, lui è la parola che il Padre ha mandato in questo mondo. E allora facciamo nostra la preghiera del Salmo responsoriale davanti a questa situazione di cui siamo invitati a prendere coscienza, perché i nostri occhi sono velati, le nostre orecchie sono ottuse, il nostro cuore è duro. Gridiamo: o Dio, non ci respingere per sempre. O Dio, ricordati del tuo popolo. Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel tuo santuario. Ruggirono i tuoi avversari,
nel tuo tempio issarono i loro vessilli come insegna. Ecco, c'è il ruggito degli avversari nel mondo. Hanno issato i loro vessilli, i pagani che hanno profanato il Tempio Santo di Dio, il Tempio della Cristianità. Sari nel tuo Tempio, issare nei loro vessilli come insegna. Oggi viviamo in pieno paganesimo. L'iniquità dilaga a livello mentale e a livello morale dei fatti, con l'ascia e con la scure hanno frantumato le porte del tuo santuario. Le porte sono state frantumate e gli avversari sono entrati. La New Age è entrata, sono entrati i pagani, sono entrate tutte le sette, sono entrate tutte le dottrine perverse. Lo Spirito annuncia che negli ultimi tempi sorgeranno falsi dottori, falsi maestri che perverteranno il mio popolo. Così aveva detto già lo Spirito nella prima cristianità. O Signore, ecco la supplica, vieni in soccorso. Agli angoli della terra ci sono covi di violenza. Dovunque c'è violenza, violenza morale, violenza al pensiero, violenza alla coscienza, violenza alla moralità, violenza nelle famiglie, violenza nella società, violenza dentro di noi. Chi ne soffre? O Signore, i poveri, i tuoi poveri, gli umili, l'umile, o Signore, è confuso, l'afflitto e il povero giacciono, ma tu vieni in soccorso, Signore dell'umile, perché non resti confuso. L'afflitto e il povero trovino la loro pace nel tuo nome, trovano ascolto nella tua parola che li solleva, li conforta e promette loro un futuro migliore. Queste cose dice lo Spirito alle chiese oggi. Questo è il messaggio sulla verità della situazione che lo Spirito annuncia alla chiesa. Ma ecco la luce. La luce entra in questo mondo. Gesù entra in Cafarno, la città degli uomini, la città del peccato, la città del commercio. Egli viene incontro un uomo, un centurione romano, un pagano, diciamo, almeno di razza pagana. Ma è un credente, perché la fede non conosce religioni. Non confondiamo la religione con la fede. Possiamo essere religiosi, cattolici, e non avere la fede. E possiamo trovarci davanti a uomini i quali non appartengono, non sono dei nostri, ed hanno la fede. Ed è la fede che salva, è la fede che ci rapporta a Dio, non è la religione. La religione favorisce la fede, ma non è la fede. E la fede può germogliare anche in campo avversario quando è ostacolata per la potenza dello Spirito Santo. E Gesù dice davanti al centurione che professa la fede, esclama: ah, io vedo dall'Oriente e dall'Occidente, cioè dal mondo pagano, dal mondo che noi crediamo, diciamo, dei non credenti, venire tanta gente e sedersi al posto dei figli di Israele, i quali saranno buttati fuori. Non ci dobbiamo illudere del nome cristiano, quasi che sia assicurata la nostra salvezza. No, verranno dall'Oriente e dall'Occidente, verranno dall'Africa, dall'Oceania, verranno dalle Americhe, verranno dall'Asia, dall'Oriente e dall'Occidente, uomini che credono, che si assideranno al posto dei figli di Dio, e i figli del regno saranno buttati fuori. Queste cose dice lo Spirito
oggi alle chiese e dobbiamo ascoltare la voce dello Spirito. Allora ecco Gesù, Gesù che salva, Gesù che guarisce il figlio del centurione, Gesù che entra nella casa di Pietro e libera dalla febbre la suocera, Gesù che ha davanti a sé tutta la popolazione, tutti gli ammalati che convergono verso di lui, sono gli ammalati di tutto il mondo che convergono attorno a Gesù, lui è la guarigione e la vita. Egli scacciò gli spiriti immondi. Ecco il re delle malattie, il re del disordine, il re del peccato, gli spiriti immondi che imperversano nell'aria, perché la nostra battaglia non è contro la carne e il sangue, ma contro gli spiriti di questo mondo che vagano nell'aria, penetrano nelle case, penetrano nelle coscienze, permeano tutte le strutture sociali, inoculando la triplice concupiscenza, la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne e la superbia della vita. Ecco i re, e Gesù li caccia fuori, e dopo averli cacciati fuori, ecco che comincia a guarire, comincia a toccare. Gesù tocca, trasmette, trasmette se stesso, perché lui è la vita, tocca e tutti guariscono al suo tocco. Egli prende su di sé tutto il peccato del mondo, tutte le miserie. Egli è colui che si offre al Padre per abolire il peccato del mondo e distruggerlo, e poi dà la vita, che è lui stesso, dà la salute e tutto risplende. È una profezia che il Signore fa agli uomini di oggi. È soltanto in Gesù che l'uomo di oggi può trovare la salvezza. E allora vengono dall'Oriente e dall'Occidente, vengono qui, se siamo anche noi, se crediamo e troviamo soltanto in Lui, in Gesù, la nostra salvezza, la nostra guarigione da tutte le infermità in cui siamo incappati. Se noi siamo ammalati come il servo del centurione, Gesù ci guarirà. Se siamo affebbrati come la suocera di Pietro, Gesù comanderà la febbre se ne andrà. Se siamo spiritati, Gesù verrà e cacerà gli spiriti immondi. Se siamo ammalati di ogni infermità, Cristo verrà, prenderà su di sé tutti i nostri dolori, tutte le nostre ferite, e noi per Lui siamo liberi, perché Egli è la nostra guarigione. Amen. Sentiamo tutte le nostre infermità. Tutta la folla si radunò attorno a te, ti presentò i propri ammalati, i propri indemoniati, i propri piagati, i propri feriti. Noi ci presentiamo a te, o Signore. In mezzo a noi ci sono spiriti maligni, ce ne sono tanti, noi non ce ne accorgiamo, ma sono loro che ci governano, che ci offuscano la mente, ci turbano il cuore, producono inquietudini tra di noi. Sono essi che stanno dietro le quinte quando noi ci ammaliamo. Ecco, ci sono tanti ammalati, o Gesù, tanti feriti nella mente e nel cuore. Ci sono tanti che gridano a te nel letto del loro dolore. Vieni, Signore Gesù, in questo momento e guarisci tutti i tuoi malati. Prendi su di te le umane miserie, come hai preso il peccato su di te e la crocifisso sulla croce, prendi anche su di te le conseguenze del peccato e distruggere, perché tu sei la guarigione, la liberazione e la vita. Vieni, Signore Gesù. Noi ti presentiamo tutte le nostre malattie, ci presentiamo a noi, presentiamo i nostri ammalati. Ascolta, Signore, le nostre suppliche. Ti ripresentiamo tutte queste nostre sofferenze e ti presentiamo tutti i nostri ammalati. Guarda con occhio d'amore e guariscici, o Signore. Risollevaci e cambia la nostra sorte, la nostra situazione.
Ascolta, Signore, la nostra preghiera, il gemito dei sofferenti. Guarda, oh Signore, questo tuo popolo che soffre. Metti dentro il cuore di tutti l'amore per i sofferenti ed eccite nei cuori di tutti la fede in colui che guarisce. Fratelli e sorelle, chi di voi vuole ottenere la guarigione del Signore, chieda con fede. Qui Gesù non celebra una liturgia così tanto per celebrare un rito, ma celebra la liturgia come fonte di guarigione, come fonte di liberazione, come fonte di salvezza. Chi vuole essere guarito dal Signore e dalle sue infermità, soprattutto spirituali, balzi in piedi e gridi al Signore: «O Signore, io sono malato! O Signore, io sono malato! Vieni, Signore Gesù, vieni a guarirmi dalla mia infermità!» O voi tutti che avete problemi, problemi in casa, problemi in famiglia, problemi di convivenza, problemi di insubordinazione, problemi morali, di infedeltà, problemi di concordia o discordia, problemi che tolgono la pace e attirano l'ira di Dio, guardate Gesù, perché Egli scende nelle vostre famiglie, riporti la pace nel perdono vicendevole, nel ritorno alla vita sacramentale, nel ritorno alla santa confessione, alla preghiera. O Signore, noi ti presentiamo questa mattina tutte le famiglie in discordia, ti presentiamo soprattutto gli sposi che sono in discordia tra di loro, gli sposi che si tradiscono tra di loro, che si frodano tra di loro, che non hanno la tua benedizione perché si frodano l'un l'altro, si tradiscono l'un l'altro nei sentimenti del cuore. Signore, guarisce le unioni coniugali in questo momento, guarisce le unioni coniugali. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Signore Gesù, ti preghiamo di risanare le fonti della vita in quelle famiglie in cui si commettono aborti, in cui la moralità del coniugio non è osservata, in cui i rapporti non sono rapporti né umani né cristiani. Signore, scendi, scendi, risana le nostre famiglie, risana le fonti della vita, perché non sia attirata l'ira tua sulla famiglia umana, sulla società degli uomini. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. O Signore Gesù, noi ti presentiamo tutte le nostre malattie, le malattie dello spirito e le malattie del corpo. Signore, ti presentiamo tutte le malattie della testa, cioè degli occhi, del cervello, dell'udito, della bocca. Signore, guarisci i nostri orecchi dall'udito ai sordi, dalla vista ai ciechi, dalla loquela ai muti. Guarisci, Signore, tutti gli organi che stanno nella testa. Per questo, Signore Gesù, noi ti preghiamo. Signore Gesù, guarda, guarda il nostro busto, tutte le malattie dell'apparato respiratorio, del tronco, dei bronchi, della schiena, tutti i disturbi dei polmoni, della milza, della pleura, tutti i disturbi dell'apparato circolatorio, tutte le malattie del fegato, della cistifellea. Signore, ti presentiamo tutte queste malattie. O voi tutti ammalati, o voi tutti ammalati nel sistema respiratorio,
circolatorio. Voi tutti ammalati nel misto, nel fegato, guardate al Signore, perché il Signore questa mattina vuole guarire. Vuole guarire qualcuno a testimonianza per tutti. Noi gridiamo a te, o Signore, guariscici, o Signore. E adesso ti presentiamo, Gesù, tutti gli ammalati all'apparato digerente, all'apparato riproduttivo, tutti gli ammalati agli arti superiori e inferiori, tutti gli ammalati nel sangue. Signore Gesù, tu vuoi guarire e tu guarisci alcuni questa mattina. Signore Gesù, ti ringraziamo delle guarigioni che stai operando, ma ti chiediamo di abbondare nelle tue guarigioni, di salvarci, oh Signore. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. E adesso, Signore Gesù, guariscici da tutte le nostre infermità, liberaci da tutti i legami del maligno. Snoda, Signore, le nostre braccia, snoda le nostre gambe, snoda, Signore, i torpori della mente, le ottusità del cuore. Signore, liberaci da tutte le infermità spirituali. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ecco, fratelli e sorelle, su queste nostre infermità invochiamo lo Spirito del Signore. Egli è il Signore che ci guarisce. Egli è il Signore che guarisce tutte le nostre malattie. Presentiamoci al Signore e cantiamo. Tu sei il Signore che guarisce. Gridate a Lui, gridate a Lui, pregate nello Spirito. La guarigione del Signore scenda su di noi. Gridate a Lui nello Spirito, perché il Signore passa, passa e guarisce. Tanti oggi verranno toccati dal Signore. Yali diana yana yarono, ariri diana miana yorena, shinkera ma shintolo yo. Ari mia na, ari mia na yo, yaruna yu yo ro yo, niashara na shu yo. Eri mia nukere min diastu, oti karania do, marukino. Yari tamuna ya ya ye, ayute mantiano, nianushero. Io ho guarito ieri e guarisci anche oggi e guarirò domani fino al terzo giorno, perché io sono il Signore che ti guarisco. Ecco la tua pelle immonda, figlia, la tua pelle immonda, ringrazia il tuo Signore. Ecco le tue cisti ascellari e inguinali scompariscono, glorifica il tuo Signore, o figlia. E tu, uomo, che hai dolore ai reni, ringrazia il tuo Signore, perché in questo momento visita i tuoi reni. Tu che hai il fegato gonfio e hai paura, ecco, io scendo e tocco il tuo fegato e il tuo fegato rientra. Ma sii più prudente nel tuo cibo, sii più prudente nel tuo modo di vivere. Io ti guarirò, perché fermo la tua malattia, non andrà avanti. Ecco, guarisco il tuo piede vacillante, e guarisco anche a te le ginocchia. Guarisco anche le tue orecchie, i tuoi timpani, tu che ci senti poco, io visito i tuoi occhi arrossati, e visito soprattutto un occhio che vede poco. Ecco, la tua vista si rischiara. Il tuo dito si fa più acuto. Ringrazia il tuo Signore. Fratelli e sorelle, chi è stato toccato dal Signore in quello che abbiamo annunciato, alzi la mano. Chi è stato toccato dal Signore alle orecchie, agli occhi, chi si è sentito toccare dal Signore nelle parti vitali, alzi le mani, perché noi possiamo glorificare Dio. Vediamo. Grazie, Signore, ti ringraziamo, Signore, ti benediciamo, Signore.
E adesso, fratelli e sorelle, ci sono tanti spiriti immondi che girano e infestano le case, turbano le nostre notti. Contro questi spiriti malvagi che turbano la pace interiore, che ci coprono di notte e ci turbano interiormente, contro gli spiriti che producono dissidie tra marito e moglie, tra genitori e figli, noi alziamo il grido al Signore: liberaci, Signore, dagli spiriti malvagi, porta la purezza nelle nostre membra, porta la pace nelle nostre famiglie. O Signore, caccia gli spiriti immondi. Ecco, cantiamo il canto ebraico, il salmo. Grazie, Signore Gesù, perché tu hai alleggerito le spalle di alcune persone, perché tanti brividi hanno annunciato la liberazione, tanti brividi che salgono dai piedi alle spalle, al capo, hanno annunciato in tanti la liberazione dai spiriti immondi. Ti ringraziamo, Signore, dalla fiamma che è accesa in tanti petti, in tanti cuori, segno della tua presenza liberatrice nelle persone, segno del tuo bruciore, perché il peccato è stato bruciato ciò che rendeva immonde le persone. Grazie, Signore, per tutti questi segni. O voi tutti che avete sentito brividi alle spalle, voi tutti che avete sentito bruciori al petto, alzate le mani e benedite il Signore e dite: grazie, Signore Gesù, grazie, Signore Gesù, grazie, Signore Gesù, alleluia, alleluia, alleluia. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Yalini vayano yuyaro ururu yom yanu unu anu rayen vanu ashurunu muru yanu kuru fiyani shuru alurinu mayo anu anu ashiren kiru lurimuna yana madishurunu tu ara yori arano una yare nua yano yo arani nu yo yano arani shoro